Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede. Passaporto, oggi il titolo di questa puntata è particolare. Il passaporto ci fa subito pensare a un viaggio. Quante volte abbiamo organizzato dei viaggi importanti, belli, attesi dopo un anno di lavoro e abbiamo ovviamente controllato che tutto sia al posto giusto, che è la prima cosa da fare, soprattutto se il nostro viaggio è un viaggio lungo, dobbiamo essere muniti di passaporto. La storia di oggi è particolare e interessante perché se è vero che ci vuole un passaporto per passare la frontiera su questa terra, ci vorrà anche un passaporto per passare da questo mondo in un altro mondo. E noi quindi parleremo di cosa c'è dopo la morte. Esiste qualcosa dopo la morte? E noi, prima di iniziare con la nostra intervista, vogliamo subito dare la linea a Valeria Quattrone e Daniela Poerio che hanno raccolto per noi delle risposte e hanno chiesto ai passanti che cosa c'è dopo la morte. Credi ci sia qualcosa dopo la morte? Vediamo Valeria Quattrone e Daniela Poerio. Buongiorno Marianna e buongiorno a tutte le donne di fede. Stamattina siamo a Mileto Porto Salvo con un tempo non bellissimo, ma vogliamo chiedere stamattina alle persone cosa pensano che ci sia dopo la morte. Auguro a tutte voi un buon ascolto, una buona giornata e Dio vi benedica. Credo ci sia vita dopo la morte, no? Anche se effettivamente me lo augurerei, magari per far meglio quello che non si è fatto in precedenza. Che non esista una morte, credo nella, tra virgolette, reincarnazione. Da credente penso che ci sia qualcos'altro e poi ovviamente dipende anche dalle nostre azioni sulla Terra. Ciao Marianna e ciao a tutte le donne di Donne di Fede. Anche qui a Napoli abbiamo chiesto alle persone cosa pensano ci sia dopo la morte. Ma sicuramente c'è qualcosa, non saprei identificarlo con un luogo preciso, un posto o un colore. Dove, come e perché, ma sicuramente c'è qualcosa e credo faccia bene anche credere che ci sia un qualcosa dopo, perché l'idea del nulla almeno a me avvilisce abbastanza. È una domanda che mi sono sempre posto, ma non ho avuto mai una risposta. Penso che dopo la morte non ci sia Penso ci sia nulla, cioè, non so, non ho una vera e propria risposta. Per me non c'è nulla. Sicuramente la vita dopo la morte c'è, perché ci sono stati dei casi tipo le persone che si sono operate, che durante l'operazione hanno visto che in pratica si vedevano loro nella sala operatoria. Quindi sicuramente un qualcosa c'è, però giustamente non lo possiamo sapere. Io non so cosa c'è dopo la morte, spero che ci sia qualcosa. Penso che la cosa più giusta sia la reincarnazione per avere più possibilità. Grazie Valeria, grazie Daniela. Abbiamo visto che i pareri sono diversi, sono tanti e qualcuno preferisce non pensarci alla morte, qualcun altro la banalizza, qualcuno invece parlando in generale, raccogliendo anche le risposte di qualcuno che conosciamo noi. La domanda, se per qualcuno non l'ha capita, la domanda era che cosa c'è dopo la morte? E molti, dicevo, la banalizzano parlando della morte, oppure altri si rifiutano di parlarne. Quante persone conosciamo che preferiscono non parlare di morte? Il fatto di non parlarne non vuol dire che poi la morte non avverrà. È la più grande nemica dell'uomo, probabilmente la morte, perché ti incute timore, paura. Infatti ci sono delle persone che sono letteralmente terrorizzate dalla paura di morire. Ma la parola di Dio a riguardo ci rassicura e ci dà una speranza. La morte è la nostra peggiore avversaria. Dio
ma Gesù sulla croce l'ha vinta. C'è un verso che dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, è Gesù che parla qui, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi noi che crediamo in Dio, noi che crediamo che Gesù con la venuta sulla croce e a morire sulla croce ci ha dato vita eterna, noi non crediamo che dopo la morte c'è la vita, ma la vita è eterna. Quindi cara amica, caro amico che ci stai seguendo, se sei così preoccupato ad organizzare bene le tue vacanze per andare in un posto bellissimo per passare probabilmente una settimana e per quelli più adagiati un mese di vacanza, tanto attesi e tanto aspettati, io ti consiglio da parte del Signore di preoccuparti anche della tua dimora eterna, perché dopo questa morte c'è una vita eterna che ci aspetta. Ma non tutti godranno il bene che alla presenza di Dio, ci sarà un giudizio e noi non possiamo cadere nel tranello di chi vuole scendere a compromessi con la morte. Ci sono alcuni che pensano: ok, faccio quello che voglio, poi dopo la morte qualcuno pregherà per me e io poi andrò in paradiso. No, la scelta bisogna farla quando siamo ancora in vita. Il Signore ci ha dato la libertà di scegliere la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. E se non è, e se no, se tu, se io non andiamo ad annunciare alle persone che non conoscono questa scelta così importante da fare, noi dobbiamo avere il peso nel cuore di andargliela a dire. Non basta con sapere che in cielo c'è un Dio. Non basta dire sì, va bene, ma io credo che c'è Dio, faccio la mia vita, sono una brava persona. Non basta, bisogna che tu accetti questo Gesù come tuo personale salvatore, perché dopo la vita c'è una vita eterna che ti aspetta. E vediamo, in collegamento con noi c'è Elizabeth Coquin, la quale ha avuto una bellissima esperienza. Lei era morta, realmente morta, e poi è tornata in vita e lei avrà da raccontarci delle cose straordinarie. Quindi vediamo subito se Elizabeth Coffey è collegata. Sì. Elizabeth, benvenuta! Che piacere averti qui a Donne di Fede. Allora Elizabeth, prima di raccontare la tua storia, racconta al nostro pubblico chi è Elizabeth Coquin. E allora, io sono Elizabeth Coquin della Costa d'Avorio, e sono missionaria insieme a mio marito in Italia da quasi 40 anni che giriamo l'Italia, ed è una grazia per noi veramente conoscere questa bella Italia dove il Signore ci ha mandati per annunciare l'Evangelo. E vorrei proprio raccontare la mia testimonianza. Grazie Marianne. È un piacere Elizabeth. Grazie per l'amore, perché questo è amore, poter condividere la parola di Dio insieme e le esperienze di vita con Gesù. Grazie, che il Signore ti benedica, Marianne. Elizabeth, raccontaci subito chi era la piccola Elizabeth. Dove è nata Elizabeth? Chi erano i suoi fratelli, la sua famiglia? E allora, sono nata al nord della Costa d'Avorio, che sarebbe un paesino sperduto qualche parte nel mondo, però questa nascita in questo piccolo paese, posso dire, se la mia testimonianza inizia con il passaporto, vuol dire che già Dio aveva preparato qualcosa per me, per capire ancora meglio l'importanza di un passaporto per poter andare lontano. Ed è così nella mia famiglia. Eravamo 15 figli con un padre musulmano e la mamma cattolica. Sembra un po' strano, però l'amore anche fa questo. Davanti all'amore non c'è religione, a volte l'amore è amore, come si dice, l'amore non ha colore. E allora mio padre e mia mamma
uno musulmano, l'altro cattolico, l'altra cattolica. Loro avevano 15 figli e dopo un po' di tempo i figli si ammalavano spesso e mio padre è andato da un mago e il mago ha detto: c'è proprio un malocchio sulla tua famiglia per quelli che i tuoi figli si ammalano sempre. E allora mio padre e mia mamma, se anche avevano le loro religioni, quelle non bastavano più. Andavano da maghi, da fattucchieri, per togliere un malocchio. E per togliere un malocchio, purtroppo, da 15 figli siamo rimasti 4 figli. Perché ogni volta che tornavamo da questi giri da maghi, da fattucchieri, uno dei miei fratelli si ammalavano e poi, dopo il tempo di portarlo all'ospedale, era la morte. E allora in questo posso già dire, Mariana, che i maghi, i fattucchieri, tutto quello che è occulto, sedute spiritiche, le carte, tutto quello che può essere occulto, non risolve i nostri problemi. Ma queste cose ci allontanano di più, ci allontanano. E da questa esperienza mia con la mia famiglia, che vedendo tutti i miei fratelli e le sorelle che morivano l'uno dopo l'altro, e siamo rimasti quattro, mi sono così arrabbiata perché ho detto: non c'è Dio, non esiste. Se esisteva Dio, perché tutte queste cose sono accadute alla mia famiglia? Dicevo a mio padre: dov'è il tuo Allah? Dov'è il tuo Mohammed che non ha protetto la tua famiglia? Mi giravo anche verso mamma e dicevo: mamma, dov'è la Madonna? Dov'è? Dov'è la tua religione? Loro non sapevano darmi una risposta. E allora, da questi dispiaceri e delusioni, io sono entrata in una depressione forte. E così ho cercato a togliermi la vita e posso dire oggi: è una grazia che ho avuto, perché tante persone che hanno provato il suicidio non sono più tornati, ma per me è stata una grazia e la riconosco. Mi sento una privilegiata e dico: da quella esperienza che ho preso, perché non voglio andare in tanti dettagli per non prendere troppo tempo, che ho preso quel giorno, quelle che non dovevo fare, ho preso quelle compresse, una scatola piena per togliermi la vita, sono caduta dopo aver bevuto tutte queste medicine. Però cadendo, vomitando sangue, per me era come un viaggio. Ed è lì che uscirà il titolo della mia testimonianza oggi, Il passaporto. Quando sono caduta, ho visto il mio corpo nel sangue e vedevo la mia vera persona che volava, volava, ma volava verso una città. Ma una bella città che sembrava fatta di diamante, brillava da lontano la luce. Però per un tratto del viaggio vedo davanti a me una folla di persone, ma quella folla era divisa in due. Una fila a destra di persone vestite di bianco, un bianco così di splendore. Mentre quelle persone della sinistra erano vestiti con veste grigi. E queste veste grigi si vedeva dal volto di quelle della sinistra che erano angosciati, erano tristi. Ma quelli della sinistra che avevano quelle veste bianche erano sorridenti e tenevano in mano un passaporto. Ma io mi rendevo conto
non era un passaporto ordinario, era qualcosa di speciale. E allora io ero come l'ultima arrivata e ho detto dentro di me, io non voglio andare a sinistra, voglio andare con quelli della destra. Guarda come risplendono, guarda come sono pieni di gioia. Loro sono sicuri che stanno andando in un posto di pace, di gioia, di serenità, di festa. Allora io voglio andare a destra. Mentre che io cercavo avvicinarmi, c'era un dirigente, anche lui vestito di bianco, e mi fa: Elisaveta, tu non puoi metterti a destra perché non hai chiesto a nascere e non puoi neanche toglierti la vita. Non hai il diritto di toglierti la vita. La vita è un dono di Dio. E allora lì mi sono fermata. E quell'autorità che ha gridato il mio nome mi disse: vai a sinistra, visto che ti sei tolta la vita, a sinistra. Quando io cercavo a mettermi alla sinistra, sentivo un'angoscia, una sofferenza e dicevo ancora dentro di me: no, io non posso stare a sinistra. Perché quelle persone vanno in un luogo di tormento, di sofferenza, di pianto, di stridore di denti. Io non voglio andare perché ho già sofferto nel mondo. Però, mentre che io dicevo questo dentro di me e dicevo: voglio tornare a casa per prendere anch'io il mio passaporto e essere anche vestito di bianco come quelli della sinistra. Mentre che volevo girarmi, vedo proprio davanti a me quella città e il dirigente che mi aveva chiamato per nome disse: Elisabetta, guarda là. E io guardavo, vedi quella città? E la vedevo bella, come ho detto all'inizio, bellissima, mai visto una città bella come quella sulla terra. E allora io la guardavo e dicevo: ecco la città della pace, è la città della gioia, è proprio là che vorrei entrare. Però non ce l'ho il passaporto. E allora io torno a casa, mi sono girata, per me stavo correndo per arrivare a casa e prendere il mio passaporto. Quando mi sono sentita arrivare a casa, apro gli occhi e vedo una folla di persone in casa perché mio fratello maggiore era un medico e quando ho preso quelle medicine che l'hanno chiamato dall'ospedale arrivato, ha provato lui a rianimarmi, non è riuscito e ha buttato tutto il macchinario, ha detto: è morta, non vale la pena, meglio proprio fare tutto per portarla via, seppellirla. E allora quelle persone erano lì per portarmi al cimitero. Era la morte dichiarata da un medico. Però quando ho aperto gli occhi, qualcuno ha detto: ma siete sicuri che questa ragazza è morta? E tutti sì, ma sta proprio aprendo gli occhi, sta muovendo le mani. E mia cognata, che sarebbe la moglie del medico, mio fratello, si avvicinò: Elisabetta, ma sai tu cosa hai fatto? Ho detto: no, so una cosa, che lì c'è bisogno del passaporto per entrare in quella città bellissima, la città della gioia e della pace. E lei mi fa: ok, va bene, aspetta. Dopo ne parleremo, però io sapevo quello che stavo dicendo. Lì c'è bisogno del passaporto. E allora, da quella, allora mi hanno riportato all'ospedale per farmi una cura, proprio per aiutarmi, e così sono tornata in vita. Però dopo un mese di questa cura, che i medici hanno detto: veramente questo è un miracolo, perché questa ragazza
Non poteva, era proprio morta. Però se vive è già un miracolo, ma non potrà mai avere figli perché tutto dentro è distrutto, rovinato. Ma gli posso dire, cari, Dio non fa cose a metà. Quando fa, inizia una opera, la porta a termine. Io posso dire, Dio mi ha ridato vita, ma non solo. Mi ha mandato a sposarmi, che mio marito si chiama Roger Coquin, e abbiamo avuto dei figli, due maschi e due femmine. E io ringrazio Dio per questi miracoli nella mia vita. E vi posso ancora dire, cari, dopo la morte c'è vita. C'è vita. Però prima di andare abbiamo bisogno di fare una scelta. Conoscere Gesù, perché Gesù è il passaporto. E come qualcuno mi dice, perché dopo un mese di questa esperienza mia arriva in Costa d'Avorio un grande evangelista e ho chiesto ai miei di portarmi là per non entrare in tanti dettagli. Quando mi portarono là a quella evangelizzazione, questo missionario evangelista francese fece un appello e disse: qui in questo stadio pieno c'è una ragazza che ha fatto questa esperienza dalla morte alla vita. Ragazza, toglierti la vita non è quella la soluzione. Sei una ragazza stanca di vivere. Hai pensato che toglierti la vita era la soluzione. Non è questa la soluzione. Vieni qui a prendere il tuo passaporto, Gesù Cristo, per entrare nella città celeste, la Gerusalemme celeste, dove non ci sarà più pianto, dove non ci sarà più sofferenza, dove c'è la pace. E da quel giorno io ho detto, ma se fosse un africano, io direi, qualcuno gli ha parlato di me, della mia esperienza, ma era un francese, era un europeo che non aveva mai conosciuto la Costa d'Avorio, era la prima volta. E allora lì ho capito che Dio esiste, Dio c'è, Dio si rivela, Dio conosce tutto della nostra vita. Mi Alleluia. conosce, e Dio l'onnipotente. Mi Amen. sa tutto di me, ed è così, è qui. Come fa a sapere lui che ho visto quella città dove c'è la pace, la gioia, il riposo? E quando ha detto, vieni a prendere il passaporto Gesù Cristo, e Gesù è il nostro passaporto per entrare in cielo, dice nella parola. Non c'è un altro nome mediante il quale l'uomo può essere salvato. Ci sono tanti nomi fondatori di religione, ma nessuno nome può salvare la tua vita. È Gesù di Nazareth, Gesù il Salvatore, Gesù il Liberatore, Gesù il Mediatore tra Dio e gli uomini. Da quel giorno, quando ha accettato di questo Dio, che è una donna conosciuta, e dal mio da questo nome, la mia nuova vita si appartiene a te. Dove vuoi, e io ti servirò. Quando l'ha detto all'inizio, la mia sorella, quando dobbiamo fare un gioco, ci non c'è un passaporto in vista, se non è quello, non può entrare in quella nazione. Sento male. Chiamata clandestino, clandestino. E allora se il passaporto terreno ha tutte queste che bisogna essere a posto, quanto più il passaporto del cielo. La religione non salva, i maghi non salvano.
L'occultismo, lo spiritismo non salva, ma Gesù Cristo, quando tu ce l'hai, ti dà la pace qua giù e poi dopo la morte la tua salvezza è assicurata. Si può fare parte di una chiesa, ma se tu non rinnovi anche il tuo passaporto, perché ogni giorno hai bisogno di studiarci, di camminare, di praticare la parola di Dio, non puoi solo essere di presenza in chiesa senza la pratica della parola. Lì si chiama queste persone, questi cristiani che fanno solo un nome, si chiamano religiosi. Non è questo che ti fa entrare in cielo, ma Gesù. Gesù. Metti a posto la tua vita con Gesù. E dopo la morte tu vedrai quella città, bellissima città di pace, di serenità e di gioia. Che Dio ci benedica. Grazie e grazie ancora a tutti. Che Dio ci aiuti a rinnovare sempre il nostro passaporto, a farlo timbrare spiritualmente con lo Spirito Santo, Gesù al primo posto della nostra vita. E amen. Gloria a Dio. Elisabeth, la tua storia è sempre stupefacente. Ogni volta che la sento, per me è sempre come la prima volta. Però ti volevo chiedere di dare proprio degli insegnamenti, grazie a questa esperienza che tu hai fatto. Noi sappiamo che anche se noi passiamo delle difficoltà, dei problemi, sono sempre a fin di bene per la nostra vita e sicuramente questa forte esperienza nella tua vita ti ha insegnato tanto. Vuoi darci appunto degli insegnamenti, sia per quanto riguarda, come già hai accennato, dell'andare dai maghi, già l'hai detto, dell'importanza di cercare la vera felicità, dell'avere fede in Dio, perché molte persone che ci stanno seguendo probabilmente non credono a una sola parola di quello che hai detto. Quindi che cosa senti di dire a queste persone? Quello che sento di dire a queste persone è, come l'ho detto nella mia testimonianza, Gesù è il Salvatore. È proprio per quello che vorrei leggere la parola di Dio, perché è quella la nostra guida. Questa grazia che io ho avuto, anche altre donne prima di me l'hanno avuto. Non faremo l'elenco di tutte le donne di fede della Bibbia, ma ne conosciamo alcune. E io vorrei proprio oggi sottolineare la testimonianza di questa donna dal flusso di sangue. Dice in Marco 5, il verso 25 fino al verso 30, dice proprio così: ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi, per dire i suoi soldi, senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva questa donna: Se solo tocco le sue vesti, sarò salvata. E immediatamente, dice la parola, il flusso del sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi nella folla, disse: chi mi ha toccato? E ci fermeremo qua con la domanda di Gesù: chi mi ha toccato? Questa donna del flusso di sangue, penso che tanti di noi già conoscono questa storia, ma se c'è una donna collegata
con Noè, che non conosce ancora questa storia, vorrei solo dirti, questa donna era una donna stanca, era una donna ammalata. Dice la parola che perdeva sangue da 12 anni. 12 anni non sono 12 mesi, non sono 12 settimane, non sono 12 ore. No, ma sono 12 anni. Già perdere il sangue per un mese è già tanto. E perdere sangue è perdere la vita in modo proprio lento, perché chi perde sangue sta perdendo la sua vita. Quando io ho fatto quella esperienza, che ho vomitato sangue, sangue, e infatti alla fine era la morte. E allora per dire, questa donna perdeva sangue da 12 anni. Quelle che mi tocca nella sua storia, dice questa donna è andata da medici, non uno, non due, non tre medici, ma da moltissimi, dice la parola, molti medici. E aveva speso tutti i suoi averi, i suoi soldi. Era diventata anche povera perché non aveva più niente. E chissà che disagio aveva questa donna, perché tutti la guardavano. Ma cos'ha? Che maledizione ha? Per proprio avere questa perdita, questo flusso di sangue per 12 anni. E allora, a quei tempi in Israele, anche una donna che ha un flusso di sangue è chiamata impura. Non poteva entrare dove entrano gli uomini. Nessuno la doveva toccare. E allora potete capire quante sofferenza aveva questa donna. E vado subito dicendo, chissà in questo momento, solo il Signore lo sa, quante donne stanno soffrendo da anni. Può darsi la tua sofferenza da un anno che soffri. Può darsi hai girato medici. E non c'è nessuna soluzione per te. Ti posso dire stamattina, amica, amico, tu che mi stai ascoltando, il nostro Signore si chiama l'Iddio dell'impossibile. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Lui. È Lui il datore della vita, è Lui che tiene tutto sotto controllo. Vuoi tu gridare a lui stamattina? Gridare a Gesù? Perché questa donna, la sua salvezza, non sono stati, non è che quando ci ammaliamo non dobbiamo andare all'ospedale. Non sto dicendo questo. Anzi, ringraziamo Dio che Dio ha messo, ha permesso, ha dato intelligenza all'uomo, che ci sono medici. Ma Gesù è il medico dei medici. Allora, se Gesù è il medico dei medici, se Gesù non va contro i medici terreni, ma anzi, ringraziamo Dio per loro, ma Gesù ti sta dicendo, non c'è niente di impossibile a me, grida a me. Questa donna aveva deciso, era stanca, non aveva più soldi. E allora qualcuno dice al verso 27, avendo sentito parlare di Gesù, questa donna dentro di sé disse, se riesco soltanto a toccare la veste di questo Gesù, io so che sarò guarita. Questa è la fede. La fede. Ti parlano di Gesù. Io ti sto parlando, sicuramente questa servente di Dio preziosa che io voglio così bene, Mariana, sta parlando di Gesù. Altri fratelli stanno parlando di Gesù. Gesù che guarisce, Gesù che salva. Vuoi tu credere? La fede
è credere che Dio può darti una soluzione. Questa donna è andata da medici, hanno fatto la loro parte, non sono riusciti. Però Gesù, quando lei ha deciso, perché dice in Ebrei 11, verso 1, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Vuol dire essere determinati. Essere determinati a dire: Signore, io so che tu puoi e io mi affido nelle tue mani. Questa è la fede. E allora questa donna toccò la veste di Gesù e fu guarita. Dice il verso 29 che mi tocca. Quando parlo di questa donna, io mi rivedo e dico: Signore, tu sei davvero il Dio dell'impossibile. Dice il verso 29, e immediatamente il flusso del sangue si stagnò, per dire si fermò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Io non lo so. Amica, amico, tu che ci stai guardando in questo momento e stai ascoltando la parola di Dio, qual è l'infermità che tu hai? È un flusso di sangue? O anche il contrario? Perché noi donne siamo così delicate. È il contrario del flusso, che può essere che sei giovane, ma non stai più vedendo il ciclo, tutto si è bloccato. O ancora la tua infermità? Si chiama sterilità? Non riesci ad avere figli? Ti sei sposata anche tu, hai 12 anni di matrimonio, ma non hai ancora un figlio? Tutto è possibile a Gesù. Credilo, credilo fermamente, perché io sento che c'è una donna che sta piangendo anche lei da 12 anni, un'altra da 10 anni, un'altra da 8 anni, un'altra da 5 anni, che non sta riuscendo a avere un bambino. Nella nostra missione, grazie a Dio, insieme a mio marito, giriamo l'Italia e abbiamo visto nascere tanti bambini, non perché abbiamo qualcosa. No, non siamo noi. È la preghiera nel nome di Gesù Cristo. E abbiamo visto tante donne che l'ospedale aveva detto: non c'è niente da fare perché tutte e due, marito e moglie, siete sterili. Ma abbiamo visto il miracolo dopo la preghiera nel nome di Gesù. Oggi in Italia tanti bambini sono nati. E allora non voglio prolungarmi perché so che il tempo vola. È bello quando parliamo di Gesù, non ci vogliamo neanche più fermare, perché questo è lo scopo del nostro vivere. Non sapremo vivere senza Cristo. Ti voglio dire subito, tu stai ascoltando questa parola di fede, perché mi piace il titolo che è stato dato a questa emissione, Donne di Fede. Vuoi tu, in questo momento, essere del numero delle donne di fede? Perché questa donna dal flusso di sangue, anche lei sperimentò che Gesù guarisce ancora. Quando Gesù ha detto: chi mi ha toccato? Dice: tremava. E poi si è avvicinata e ha detto: sono io, Gesù, che ti ho toccato. Toccare Gesù stamattina vuol dire che tu credi fermamente. La mano di fede tocca la veste di Gesù e tu ricevi guarigione stamattina, liberazione. Tu ricevi ciò che il tuo cuore sta bramando, ciò che l'uomo non ha potuto darti. Gesù lo può fare. Credi, credi ancora. E vorrei, se me lo permette, Mariana, vorrei pregare per qualcuna prima di passare altro.
Prego, Elisabeth. Posso pregare? Sì. Ok. Sì. Amica mia, tu che hai ascoltato la parola, hai una infermità? Qualche sia l'infermità che hai, qualche sia quelle che i medici hanno detto, qualche sia quello che è, se non hai un figlio da matrimonio 12 anni o 10 anni, gli anni che possono essere, il Signore è vicino a te. Non è la mia mano che guarisce, è Gesù che guarisce. Mentre che sei lì, nella tua casa, nella tua stanza o al lavoro e stai seguendo questa emissione, io ti chiedo subito di mettere una mano sul tuo cuore, perché il cuore è il motore della vita, il cuore. Arrenditi, dai il tuo cuore a Gesù, perché anche nella parola è scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose saranno sopraggiunte. Vuol dire la prima cosa che io ti chiederò di fare il primo passo è accettare Gesù come il tuo salvatore personale. C'è più di una donna che ha la mano sul cuore per accettare Gesù. Prima del miracolo, accetta Gesù. E io dico, Signore, in questo momento preciso, che la tua parola sta chiamando delle donne sofferenti, stanche, delle donne che hanno delle infermità, delle donne che sono sterili, delle donne che hanno delle malattie che l'ospedale chiama incurabili. Signore, può essere un tumore, può essere un cancro, può essere una malattia di fegato, Signore, ma prima di chiedere la guarigione, perché non abbiamo nessuno dubbio che l'ultima parola appartiene a te, ma vogliamo la guarigione spirituale. Vogliamo che in questo momento un cuore stanco di vivere, come ero io, stanca di vivere, Signore, c'è un cuore qui, stanco di vivere, che dice la mia vita non ha senso, ma stamattina questo cuore si sta arrendendo per accettare te come salvatore, come liberatore, come il mediatore. Signore, salva quest'anima. Nel nome di Gesù, noi abbiamo pregato per la salvezza dell'anima e questa donna, questo uomo, questa persona sta dicendo: Gesù, ho preso una decisione perché ho capito che la religione non salva, ma è Gesù Cristo di Nazareth. Grazie, Signore, per questa salvezza. Grazie per la tua salvezza. Non c'è nessun altro che salva, ma sei tu. E ora, sempre la mano sul cuore, noi vogliamo chiedere, Signore, non sei tu l'Iddio dei miracoli? Non sei tu l'Iddio della guarigione? Metti in questo momento che il tuo Spirito Santo possa visitare queste donne, questi uomini, queste persone che hanno una infermità da tanti anni e hanno speso tutti i loro soldi. Oh sì, sono andati da tanti medici, ma non c'è stata una soluzione. Signore, tu sei il medico dei medici. Chiediamo un miracolo in questo momento, nelle loro case, dove si trovano. Metti la tua mano sul loro capo e guarisce. Oh sì, Signore, le coppie che non hanno figli. Ah, in questo momento, Spirito Santo, toccali, 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 e che possiamo sentire delle grandi testimonianze. Oh sì, che aspettano, oh, dei bambini per la gloria del tuo nome. Signore, c'è ancora una donna con un flusso di sangue? Guariscela
come la donna della Bibbia che aveva questo flusso. Quando toccò la tua veste, dice, il sangue si fermò. Signore, c'è ancora un'altra, che è giovane, una donna giovane, ma non sta più avendo il ciclo. Il ciclo si è bloccato. Sblocca in questo momento, nel nome di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù Cristo, che questa donna riceve guarigione. Grazie veramente di cuore, perché sappiamo che tu stai già facendo miracoli, miracoli, perché tutta la gloria deve andare solo a te. Noi siamo soltanto strumenti e tu sei il medico dei medici. Tutta la gloria va da te nel nome di Gesù. E amen. E amen. Dio, gloria a Dio. Grazie Elisabeth. È stato un Lo... bellissimo momento insieme e voglio leggere insieme a te un verso di Isaia 53,5 che dice: è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa della nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Quindi con questo voglio dire insieme a te, Elisabetta, a chi ci segue, che se nel caso c'è qualcuno che si sente indegno, che non si sente degno di ricevere questo miracolo, sappi che non è per quello che fai tu, ma è Gesù che è stato stroncato, Gesù è stato battuto, per le sue lividure noi abbiamo guarigione. È semplicemente grazia, non è un uomo, non è una donna che può operare nel tuo corpo, che può toccarti, ma è Gesù stesso che ti tocca, la potenza uscì dal suo corpo. Quindi la fede di quella donna ha fatto sì che ricevesse guarigione, perché lei con fede ha toccato la veste di Gesù e se tu hai avuto fede in questo momento, anche per te ci sarà un miracolo. Il Signore toccherà la tua vita, ma il miracolo più grande, vero Elisabeth, è quello della vita eterna. Ricevi il passaporto. Elisabeth ha pregato per la tua salvezza, perché la cosa più importante che c'è è la vita eterna è preziosa. E ci dobbiamo ricordare che una vita su questa terra, per quelli che sono più forti, può durare fino a 100 anni, 110 anni, però poi a un certo punto terminerà. Ma ci sarà una vita dopo la morte che non finirà più. Ed è quella che noi dobbiamo pensare, il Signore è interessato alla tua vita eterna. Quindi oggi non pensare che sia un caso che tu ti sia trovata a guardare parole di vita, ad ascoltare la testimonianza di Elisabeth, ma sono le corde del cielo d'amore che si stanno calando verso di te per fartele afferrare, perché il Signore ti vuole attirare a sé, vuole donarti la vita eterna, vuole donarti la guarigione, vuole donarti la felicità, la pace. E voglio anche condividere un altro verso con voi, è scritto in 1 Corinzi 2,9, dice: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E Elisabetta ha visto l'anticipazione di queste cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito. Quindi anche noi vogliamo preparare le nostre valigie spiritualmente parlando, mettiamoci dentro tutto quello che ci può servire, le esperienze con il Signore, portiamole ad altri. Facciamo conoscere ad altri questo grande Dio. Parliamo di Gesù, della salvezza che solo Lui ci può dare, della pace che solo Lui ci può dare, della gioia che ci può donare. E noi vedremo il regno di Dio, noi lo vedremo faccia a faccia questo glorioso Gesù. E quella città che Elisabetta ha visto da lontano, noi ci vogliamo entrare dentro e vogliamo godere della gioia, della presenza del nostro grande Dio. Quindi non fatevi ingannare. E non credete nemmeno alle nostre parole, noi vi chiediamo una cosa sola, se c'è qualcuno che ancora non ha fatto questo passo di fede, se c'è ancora qualcuno che non ha chiesto ancora a Gesù di diventare il suo personale salvatore, noi ti stiamo dando semplicemente delle informazioni, poi vedi se queste informazioni ti portano per la via giusta. Tante volte noi andiamo a chiedere in giro scusa per arrivare in quella città che strada devo prendere, le persone ci possono dare indicazioni sbagliate o indicazioni giuste. Beh, oggi noi ti stiamo dando le indicazioni per raggiungere il regno dei cieli. Quindi
Quindi prima di metterti in cammino, magari vedi se realmente noi stiamo dicendo il vero, vedi se quella strada ti porta in cielo. Come fare? Basta chiedere a Gesù di manifestarsi nella tua vita. Chiedi a Dio, Signore, fammi sentire la tua presenza e vedrai che l'ombra dello Spirito Santo scenderà su di te. Tu sentirai sul tuo corpo un brivido e dentro al tuo cuore una pace. Quella sarà la conferma che la via che noi ti stiamo indicando ti porterà proprio nei cieli. Grazie Elisabeth, sei stata preziosa per noi, sei stata una benedizione. Ti chiedo di fare un ultimo saluto a chi ci ascolta e poi ci vediamo alla prossima diretta. Grazie Marianna, grazie per questo amore che ci vede insieme come figlie di Dio e donne di fede. Il Signore continua a benedire questa emissione e che possiamo sentire tante testimonianze di guarigione, di liberazione, di salvezza, soprattutto perché dopo la morte c'è vita. E voglio salutare tutti i fratelli, tutte le sorelle. Io dico sempre, per me la famiglia in Cristo è la migliore, perché ho perso tanti fratelli, ma il Signore mi ha dato migliaia e migliaia di sorelle e di fratelli, e io vi amo. Che Dio ci benedica insieme, continuiamo a servire Gesù, perché Gesù è alla porta, sta per tornare e noi vogliamo essere pronti con tutti i nostri passaporti, ognuno il suo passaporto, timbrato, il visto per entrare in cielo e abbracciare il nostro Gesù. Grazie. Allora Elisabeth, visto che ci sono comunque arrivati tanti messaggi in regia, in redazione, ti strappo un altro appuntamento per un'altra diretta, magari con un insegnamento, visto che oggi conosciamo la tua testimonianza, quindi conosciamo chi è Elisabeth. La prossima volta possiamo organizzare una diretta per dare degli insegnamenti alle donne che ci seguono. Va bene? Grazie Elisabeth, Dio ti benedica, un abbraccio. Pace. Grazie. Bene, bellissima la storia di Elisabeth, veramente è stata molto forte anche per chi non sa dopo la morte, anzi nessuno sa in realtà, però per chi probabilmente si sta proprio chiedendo ma chissà cosa ci sarà dopo la morte, ascoltando la testimonianza di Elisabeth forse è rimasto un pochino disorientato perché non immaginava tutto questo appunto che Elisabeth ha raccontato. Ma voglio anche dire a qualcuno che sa di avere già il passaporto, che non basta avere un passaporto, ma bisogna assicurarsi che questo passaporto sia valido. Quindi se tu hai accettato Gesù 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, assicurati che questo passaporto sia rinnovato. Quindi non facciamoci mancare, in poche parole, l'olio nella lampada. Chiediamo sempre al Signore che rinnovi il suo spirito nella nostra vita, che la nostra comunione con Lui sia sempre ben connessa, che non si spezzi mai questa relazione con il nostro grande Dio. Solo così noi possiamo assicurarci di avere un passaporto sempre valido per il Regno dei Cieli. Io vi ringrazio per come ci avete seguito. Vi ricordo i nostri appuntamenti del lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 14. Dio vi benedica, alla prossima diretta. Thank you.